Stanno ascoltando di nascosto attraverso i cavi, nei muri, sotto le grondaie, nelle ali dei balestrucci, nelle orecchie delle vecchie signore, nelle bocche dei bambini. Stanno ascoltando questo anche adesso. Allora facciamo un bel applauso per la polizia segreta. Una minoranza molto incompresa. Dopotutto hanno i loro diritti, un modo tutto loro di vedere le cose, dire le cose, rivoltare le cose. Hanno anche una loro cultura peculiare. E noi pensiamo che dovrebbero avere un loro stato, dove potrebbero parlare le proprie lingue incomprensibili, scrivere le loro confessioni, le loro storie sconosciute, coltivare la loro abitudine a spiare, spiandosi a vicenda, a sventolare le loro bandiere lì, sull'attenti, in parata, con le loro medaglie, davanti ai loro monumenti, nei loro anniversari segreti, fare discorsi, tessere le lodi al dio della paranoia e alla fine del giorno seppellire i loro morti, pubblicarsi a vicenda i necrologi in codice e riposare infine nella loro specie di pace per sempre.